Avevo da tempo quest'idea di ambientare qualcosa in un posto chiuso, claustrofobico, e per anni io ho frequentato gli uffici postali come tutti per inviare raccomandate e l'ho trovato sempre un posto divertente, particolare, in cui possono succedere le cose più improbabili e soprattutto si trovano dei personaggi di tutti i tipi. Quindi ho deciso di ambientarlo in questo ufficio postale in cui un'impiegata delle poste decide di tenere in ostaggio cinque persone completamente diverse tra di loro. Anche c'è un ragazzo di colore, una ragazza latinoamericana, una donna invece borghese, e quindi ho voluto mettere assieme questi personaggi completamente diversi e devono trovare una soluzione per scappare e soprattutto dovranno confessare dei segreti inconfessabili. Quindi. Già in fase di sceneggiatura aveva in mente questo tipo di cast, oppure è stato scelto in seguito in base così a dei provini? Sì, alcuni ce li avevo già in mente, tipo Sunny Chappie, quello che farà all'interno del film il pastore della chiesa evangelica. Altri invece li ho scelti più tardi perché magari gli attori non erano interessati o erano impegnati su altri progetti. Devo dire che la protagonista, Antonia Truppo, che ha vinto due Davidi di Donatello, insomma, è veramente unica, ha delle sfumature incredibili, personaggio veramente forte. C'è qualche ricordo che riguarda la lavorazione, oppure qualche momento in cui c'è stato un po' di criticità? Sì, i giorni, essendo dei film indipendenti, abbiamo girato in pochissimi giorni, in 13 giorni siamo riusciti, insomma, a portare a casa il film. E ovviamente questo crea anche dei problemi sul set, oppure delle corse che magari non sono sempre positive, però devo dire che tutti gli attori sono stati bravi e anche la troupe per riuscire a portare a casa il film, insomma. Quindi ogni volta è una scommessa da vincere, diciamo, per quanto riguarda il delicato ambiente italiano del cinema indipendente. C'è qualche rimedio, visto che siamo al terzo film, per fare sempre un passo avanti? Il rimedio è che i grossi partner finalmente credano anche negli indipendenti. Purtroppo da Rai a altri produttori spesso tendono a dare possibilità alle produzioni più grosse, dei registi con più esperienza, così. Però a mio avviso, insomma, c'è da scavare e sì, si possono trovare anche delle situazioni nuove e interessanti.